cambiare una città che non ha mai inconsciamente accettato di cambiarsi. Assolutamente vero, e questo concetto di andata e ritorno è una riflessione che stiamo facendo in questi giorni, perché appunto come me tutti un po' i reatini che si formano sono quasi costretti, sono costretti anzi a andare via e quindi a sviluppare poi la loro evoluzione culturale e sociale in altri centri, e quindi sicuramente questa occasione del riutilizzo e del recupero dello spazio Arena è un'occasione imperdibile, quindi per me Reatino è stata una sorta di chiamata alle armi, quindi di mettere in qualche modo a servizio il know-how acquisito fuori per poter appunto essere partecipi a questo progetto di valutazione e quindi di apertura, quindi in qualche modo un richiamo a porre dei riflettori su questa città che probabilmente fino ad oggi è rimasta sempre troppo in ombra e quindi non soggetta a uno sviluppo necessario. Spunti per uno sviluppo possibile per una città che ai suoi giovani finora ha saputo fornire solo biglietti di solo andata senza ritorno. Assolutamente sì, e del resto anche lo stesso discutevamo in questi giorni in qualche modo di la necessità di offrire una risorsa culturale, una risorsa formativa, un qualcosa che incentivi i giovani e i futuri professionisti appunto a rimanere, a formarsi, a sviluppare delle attività che quanto mai in questo periodo assolutamente sono possibili, se non soltanto in questi territori che ancora non sono soggetti ad essere saturi come magari i grandi centri urbani che hanno una vivibilità ormai piuttosto discutibile. Per concludere, ritorno a Rieti e la possibilità di guardare la propria città con occhi diversi, gli occhi dei professionisti che arrivando da tutta Italia sono venuti a decodificare, a decrittare una realtà così ricca, ma ahimè così dimenticata dagli stessi reatini. Assolutamente sì, infatti lo stesso confronto con i colleghi professionisti che partecipano a questo concorso è stata per me una sorta di shock emotivo, nel senso appunto i colleghi hanno tutti dei know-how differenti e vengono da culture differenti e quindi hanno saputo cogliere degli elementi che sono dominanti del paesaggio e della realtà urbana e sociale, che quindi magari a un occhio comunque autoctono possono sfuggire o comunque essere scontati tutto sommato. Grazie di cuore Andrea Pallozzi a Rieti sullo spunto di un futuro possibile per questa splendida città. Assolutamente sì, grazie.